professore sia la presentazione di Fausto Rossi e Jacopo Pellegrini. Passo la parola al direttore sportivo Luca Matassi. Buonasera a tutti. Oggi siamo qua per la presentazione dei due nuovi acquisti, Jacopo Pellegrini e Fausto Rossi, due giocatori che sono reduci dall'ultimo campionato di Serie C con la maglia della Reggiana. Sono due giocatori che hanno voluto fortemente venire a vestire la nostra maglia. Jacopo è un attaccante che ha realizzato 10 gol, sbaglio 11? 11, ho sbagliato. 11 gol, viene in prestito dal Sassuolo, e invece Fausto, penso insomma che non abbia bisogno di tante presentazioni, lo conoscete molto bene, anche lui ha voluto fortemente questa società. Hanno rifiutato proposte importanti pur di venire qua, siamo molto felici di averli. Io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e lascio la parola a loro e poi dopo potete fargli le vostre domande. Buongiorno a tutti, niente, sono felicissimo di essere qui a Vicenza, ovviamente dopo tanti anni in cui sono stato qua è stata la mia prima squadra dove ho esordito tra i professionisti e quindi per me è un'emozione poter tornare qui e rivestire questa maglia che mi ha dato tanto e ha dato là alla mia carriera, quindi per me è veramente un orgoglio, ecco. Prego, con le domande per Fausto. Senti, ciao. si è parlato di te, si è cominciato a parlare di te a Vicenza, che Diana doveva ancora essere ufficializzato tra i vari nomi per vari motivi, perché sei stato con lui alla Reggiana, eccetera, eccetera. Com'è stata quest'estate di possibilità a Vicenza? Sì, no, forse? È stata un'estate abbastanza lunga. Travagliata, nel senso che ci sono state diverse possibilità per tornare a Vicenza in questi anni. Ho avuto più di una volta più di un contatto con le vecchie società, poi non si era concluso nulla. Invece quest'anno ho avuto subito la netta sensazione che, a prescindere dall'allenatore, che comunque per me nella scelta tecnica è un fattore importante, ma ho avuto la sensazione, soprattutto sentendo il direttore Matteassi, di avere grande fiducia nelle mie qualità, no? Di sentirmi voluto, e quindi devo ringraziare per questo il direttore Sagramola e tutta la società per la fiducia che mi hanno dato. E niente, sono, come ho detto prima, orgoglioso di essere qua. Ho rifiutato sì qualche offerta importante, però mi sembrava giusto tornare da dove ero partito e cercare di riportare questa squadra in Serie B. Senti Fausto, intanto bentornato. Grazie. A casa. Si dice adesso, in questo calcio moderno, che le bandiere non ci sono più, che la maglia non conta niente, ecco, invece per te c'è ancora spazio per questi valori? Non lo so, io sono un po' legato a questi valori qui, nel senso che credo che siano valori che nascono fondamentalmente dalla famiglia, no? Il calcio poi ovviamente è lavoro, è business, e ci sono tante altre prerogative, scelte, decisioni che uno può fare nel corso di una carriera lavorativa. Però son dell'idea che è sempre bello veder giocare un calciatore in campo che possa magari incarnare i valori di un popolo, di una città, di una tifoseria. Quindi l'ho vissuto sulla mia pelle negli ultimi 4 anni a Reggio Emilia. Mi hanno trattato benissimo, mi hanno voluto bene. Quindi spero anche qui di poter fare la stessa cosa tornando dopo 12 anni. Ecco, la scelta, adesso hai famiglia, hai figli, sono cambiate un po' le situazioni. La scelta è stata condivisa da tua moglie? Assolutamente sì. Potevamo tranquillamente, il direttore lo sa, rimanere a casa a Torino, in un certo senso comodi, in una società importante come la Juve, però per me il desiderio di venire qui e vincere un campionato ha fatto sì che
che scegliessimo insieme questa società, nonostante io abbia due bambini, ovviamente c'è la scuola di mezzo, ci sono tante cose, inizia tra poco la scuola, quindi anche il trasferimento è avvenuto un po' tardi sotto questo punto di vista, ma scegliere Vicenza è stata sin dall'inizio la nostra priorità, quindi siamo contenti di questo. Fausto, dal punto di vista tecnico, no? Vieni in una squadra dove c'è un giocatore come Ronaldo che per ruolo, per caratteristiche ti assomiglia, però anche alla Reggiana c'erano profili simili, insomma è una convivenza possibile, mi sembra che assolutamente sì. Credo. Posso rispondere io a questa domanda, perché ho letto tanto di questa, sembra che si voglia mettere questa competizione tra Rossi, Ronaldo, leggendo, adesso chi gioca, uno va via. Sono due giocatori forti, due giocatori che possono giocare, uno sì, uno no, possono giocare insieme, secondo l'idea del mister. E ho letto anche tanto di Ronaldo, che Ronaldo e Catania, non ho mai chiamato nessuno, Ronaldo dal primo giorno che gli abbiamo detto che rimane. Mi ha parlato pochi giorni fa e mi ha detto che è felicissimo di rimanere qua, felicissimo che stiano arrivando giocatori importanti, perché per cercare, non dico la parola, però per essere competitivi ci devono essere giocatori importanti, e quindi è felicissimo. Non mi ha mai chiamato nessuno, quindi su Ronaldo uno, intanto spengo un attimo il fuoco, non c'è nessuna richiesta perché non è arrivata. E loro sono dei giocatori che possono giocare benissimo insieme, quindi non c'è nessuna, sì, per chiarire, ma no, non so chi l'ha scritto, ho letto uno va via, l'altro, giusto per chiarire questa, certo, situazione. Ah, sembrava che la premessa, prego, della domanda fosse... Sì, sì, ha risposto praticamente il direttore, nel senso che ho grandissima stima di Ronaldo sotto l'aspetto calcistico, abbiamo giocato contro tante volte, per me è uguale, cioè nel senso io a Reggio Emilia avevo Cigarini, e credo che vedere un calciatore che abbia 500 partite in Serie A, vederlo in Serie C sia difficile, però con lui ancora tuttora, dopo due anni che abbiamo giocato insieme, siamo tanto amici, ci trovavamo benissimo in campo, e credo che la stessa cosa possa succedere con Ronaldo, quindi credo che ho sempre avuto il pensiero che i giocatori forti in una squadra debbano starci il più possibile, e quindi in un certo senso sono contento di avere un compagno forte come Ronaldo e poterci magari giocare a fianco. Senti, come lo vedi questo Vicenza? Tu sei arrivato da pochi giorni, però voglio dire, a parte che hai ritrovato anche la Ezza, e comunque sono giocatori che conosci, li hai affrontati. L'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, il settimo posto in classifica, è stato un vissuto benissimo, così diciamo, dalla piazza. Perché dal Vicenza quest'anno si aspettano una cosa importante. Tu come la vedi la squadra? Conosci anche il mister, quindi sai che tipo di gioco fa, che tipo di... Sì, parto dal presupposto che per esperienza anche passata giocare al Vicenza porta delle responsabilità, no? È una maglia gloriosa, una società che ha avuto un passato importante in categorie diverse da quella dove siamo adesso, quindi è normale che a me piaccia la responsabilità, sono consapevole del fatto che la società abbia un obiettivo ben preciso. Arrivo da un campionato vinto e quindi la mentalità credo che debba essere ben salda, nonostante durante l'anno ci possano essere delle difficoltà, sicuramente si possono incontrare difficoltà, ma credo che il gruppo debba essere sempre al di sopra di tutto, e quindi vorrei e mi piacerebbe che cercassimo di ricreare un attimo quell'entusiasmo di cui la piazza ha bisogno e trascinare tutta la città verso un obiettivo che non sarà sicuramente facile, ma è sicuramente alla portata di una società del genere. Tu sei un giocatore che ormai ha una certa esperienza, hai giocato nei campionati italiani, nei campionati esteri. Ecco, guardando un po' il tuo curriculum, quello che balza all'occhio è magari una scarsa dimestichezza con il gol. Sì, è vero. È una cosa che mi sono sempre un attimino rimproverato, in un certo senso. Poi nel corso della carriera ho cambiato anche qualche volta ruolo.
soprattutto negli ultimi anni, sono più un giocatore di equilibrio in un certo senso e non un giocatore che va parecchio a ridosso dell'area avversaria, quindi giustamente quello che manca nella tabella dei numeri è qualche gol. Mi piacerebbe farlo, spero vivamente di poterlo ritrovare qui a Vicenza. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, mi presento, sono Jacopo Pellegrini, ho 22 anni, tra poco 23, e faccio l'attaccante e niente, sono molto contento di essere qua a Vicenza e ringrazio innanzitutto il direttore Matteassi e anche il direttore Sagramola, così come tutta la società, e il mister, lo staff tecnico e tutti per la fiducia che mi hanno fatto sentire e grazie a questo sono molto contento appunto di essere qua. E sono a vostra disposizione. Anche per te ci sono state altre voci, altre possibilità, come diceva anche il direttore sportivo, c'erano altre proposte, poi scelto Vicenza, ti ha detto qualcosa anche Andrea Fabris, che qui a Vicenza conosciamo bene, che è il Sassuolo, avete parlato di Vicenza, ti ha raccontato qualcosa della piazza? No, allora con Andrea non ho avuto la possibilità di parlare, però... Sì, ho avuto altre proposte, ma devo essere sincero, quando per la prima volta è uscito il nome di Vicenza, di sicuro l'ho messo subito in cima alla lista delle proposte che avevo. Poi per una questione o per l'altra le cose sono andate un po' per le lunghe, però alla fine fortunatamente mi sono trovato qua e sono molto contento di questo. E adesso niente, speriamo, adesso la palla passa a noi, ecco, e speriamo di ripagare la fiducia che mi è stata data sul campo. Vale per entrambi, no? Siete arrivati dopo un non ritiro, nel senso che comunque non avete avuto modo di fare il ritiro con le squadre precedenti. Come va? Vi sentite abbastanza vicini a quella che deve essere la condizione in questo periodo qui? C'è ancora un pochino di gap? Ma io personalmente sì, non ho avuto la fortuna di fare un ritiro con una squadra e così, però mi sono allenato da solo e devo dire che fisicamente mi sento abbastanza bene. Ovviamente il ritmo della partita un po' mi potrà mancare, soprattutto magari nelle prime giornate, però fisicamente mi sento bene e credo che nel giro di pochi giorni, spero al massimo poche settimane, di essere a pieno ritmo, così come tutto il resto del gruppo. Per Fausto, sì, sì, la stessa cosa, dai. C'è da mettersi a disposizione subito perché il campionato inizia subito, quindi stare a guardare la condizione, dare percentuali. Credo che non abbia senso, se la squadra ha bisogno ovviamente c'è da farsi trovare pronti, quindi in un modo o nell'altro bisogna aiutare la squadra e poi la condizione ottimale si troverà nel corso del tempo. Ecco. Voi venite entrambi da un campionato vinto, cos'è che vi portate da questo punto di vista, che potete portare a Vicenza, qual è il segreto che vi ha fatto superare anche magari qualche momento difficile a Reggio? Poi venivate già nella stagione precedente in cui la promozione è stata mancata di un soffio, quindi magari era ancora più difficile. Addio. No, devo dire che appunto magari la possibilità, perché poi si parla sempre di possibilità, di provare a vincerne un altro è una cosa che mi ha portato molto volentieri qua, perché devo dire che l'anno scorso mi ha lasciato molto, ho capito quali sono un po' le cose più importanti in una squadra che vuol provare a vincere e credo che la coesione del gruppo, il volersi bene in un gruppo sia una delle cose più importanti. Poi da come ho visto subito nei primi allenamenti che ho fatto, il livello della squadra è molto alto, quindi credo che ci siano tutte le possibilità di migliorare e ovviamente giorno per giorno e partita per partita e dovremo prepararci, affrontarli una alla volta. L'obiettivo sarà ovviamente sempre quello di portare 3 punti a casa e cercare di rimanere là in vetta e poi alla fine vediamo come siamo messi e cercare di chiudere come tutti speriamo. Però adesso siamo all'inizio e piano piano sono sicuro che i risultati arriveranno. Sì, per me personalmente il fatto di non sentirmi appagato dopo i 2 campionati vinti, nel senso che tante volte sai quando uno vince si sente appagato, invece appena finito il campionato avevo quella sensazione di voglia di rifarlo, no? Quando ti piace un qualcosa
hai quel fuoco che ti dice beh, è ora di continuare a farlo, no? E quindi sono esperienze giustamente passate, che stanno nel passato, che nella testa mia non, da quando ho firmato qui non ci sono più. Ovviamente ci si porta dietro un bagaglio importante e si pensa solo ed esclusivamente al fatto di arrivare alla fine davanti a tutti, quindi il percorso cercheremo di godercelo al massimo e con grande voglia e grande fame di cercare di portare a casa l'obiettivo. Jacopo, la prospettiva di essere il compagno d'attacco di quello che è stato il capocannoniere l'anno scorso credo sia una bella cosa, no? Sì, sono contento, ho visto subito che il reparto avanzato, oltre a Ferrari, anche con Della Morte, Golfini, credo sia un ottimo reparto d'attacco. E ovviamente io metto a disposizione del mister e anche dei miei compagni e niente, speriamo di trovarci bene, ma sono sicuro che sarà così. E poi niente, la cosa più importante, a parte dal punto di vista personale, è sempre la squadra, quindi che segni uno, che segni un altro. Per me questo non ha tanta importanza, ma vale più appunto l'obiettivo comune, che sappiamo tutti qual è, e niente, sono sicuro che faremo di tutto per raggiungerlo. Punti di forza, ci racconti un po' di te, punti di forza o punti un po' magari in cui ritieni di dover crescere ancora, visto che sei giovane e hai ancora... Sì, ormai sono giovane, ma non troppo, quindi ormai devo iniziare a capire quelle che sono le mie caratteristiche. So che sono un giocatore a cui piace attaccare molto la profondità, mi piace giocare comunque con i compagni di squadra e mi piace fare gol. Poi ovviamente speriamo che anche quest'anno di riuscire a fare un po' di gol. E per quanto riguarda magari i punti su cui devo ancora migliorare, magari devo migliorare nel colpo di testa, nella protezione della palla. Ma sono sicuro che con il lavoro anche che faremo con il mister e con lo staff cercheremo di migliorare questi punti un po' più deboli per cercare anche di completare quello che può essere la mia figura da calciatore, ecco. Io ho una domanda per il direttore. Ci hai già confermato con Ronaldo che un conto sono le cose che si dicono e un conto sono le cose che succedono veramente. Però noi, insomma, per mestiere raccogliamo le cose che sentiamo in giro, non tutte saranno. Qui c'è una certa convergenza di voci che riguardano un possibile interessamento da parte vostra per un altro difensore centrale da aggiungere alla batteria forte che abbiamo già in casa. Ecco, ti volevo chiedere, è una cosa da fantascienza o no? Effettivamente stai guardando lì? Stiamo guardando e stiamo valutando, potrebbe essere. Ma non avete ancora individuato la figura? Il nome di Pasquale è un nome... Stiamo valutando tanti profili, e molti nomi l'avete detti voi, altri non sono usciti, stiamo valutando, potremmo farlo come non potremmo farlo. Stiamo valutando, bene. Invece ultima cosa, per quanto riguarda i giovani, sì, i ragazzi promettenti che avete in rosa e che probabilmente qualcuno di loro dovrà anche fare un po' di esperienza in giro, a che punto stiamo da questo punto di vista? Ci sono delle trattative, stiamo parlando, qualcheduno è giusto che vada a giocare, perché anche se è qualità, però magari non è giusto che faccia 7, 8, 10 partite, è giusto che uno trovi più continuità da un'altra parte, perché altrimenti butterebbe tra virgolette via un anno, no? Guardate Corradi, è stato mandato a giocare perché l'anno scorso non ha giocato né in primavera né in prima squadra, è giusto che un ragazzo debba fare il proprio percorso giusto, corretto, quelle esperienze necessarie per diventare un po' più grande, dai. E quindi stiamo valutando di mandare a giocare diversi ragazzi. Ultimissima cosa proprio su Corradi, ho letto di un'opzione, è un'opzione Vicenza o un'opzione Verona? Ma cioè Verona e Vicenza, tutte e due. L'importante è che il ragazzo faccia un buon campionato e poi la soluzione la troveremo, insomma.
Ma non c'è un diritto di riscatto già stabilito per qualcuno? C'è tutto, ma insomma non, i dettagli veri e propri non piace insomma dirli. Bene. Io invece ti chiedo se puoi chiarirci quello che puoi dirci su due nomi che, di cui si parla molto in questi giorni, che sono quello di In Uscita, sì, di Scarsella e Dal Monte. Se puoi dirci com'è la situazione, se puoi darci qualche... Per Scarsella c'è stato un avvicinamento di qualche società, lui sta valutando. Dicevo Pescara, per esempio. A me non hanno chiamato, okay. Non so se hanno parlato con l'agente del ragazzo, so che qualche interessamento c'è stato, e invece per Dal Monte è molto vicino, insomma, ai dettagli con una società, e penso che vada, perché magari può essere in Serie C, e voi vi domanderete perché in Serie C non rimane qua e va da un'altra parte, perché è stato chiaro dal primo giorno, lui ha espresso la volontà di cambiare aria, di andare via, e noi abbiamo ritenuto opportuno non tenere qua ragazzi scontenti. Vogliamo gente che sia qua felice, contenta, senza musi lunghi, e quindi è giusto che vada a fare anche lui il suo percorso. Come Proia invece al contrario, anche lì siamo ai dettagli per il rinnovo, perché ha voluto fortemente anche lui rinnovare il contratto, siamo ai dettagli, ha voluto fortemente rimanere qua, insomma. Volevo chiedere ai due ragazzi se avete già deciso il numero di maglia e qual è. Niente, ancora tutto. Io ancora no, visto che molti numeri sono occupati, però adesso diciamo che per me il numero di maglia non è una priorità. E ovviamente ho qualche preferenza, però ancora non abbiamo deciso, quindi vediamo in questi giorni ovviamente. Dovrà ancora scatenarsi l'asta. Quindi scherzo, è prevista. Abbiamo qualche preferenza, giustamente, però arrivando dopo gli altri, ovviamente si dà la precedenza a chi era già qua, come in tutte le altre squadre, dai. Per sì, rispetto, l'anzianità. Mi sa che l'hanno già fatto, prendete quelli che sono rimasti. Però se esce qualcuno. Giacomelli, esatto. Giacomelli, poi si fa il primo. No, il 10 non fa per me.